Un'intesa tra i dirigenti degli istituti per evitare la perdita di identità delle scuole a rischio accorpamento, questa potrebbe essere una delle soluzioni possibili, una delle tante, anche se l'ultima parola spetterà alla Regione Sicilia. Di questo è convinto il commissario straordinario della provincia di Ragusa, Giovanni Scarso, che si dice dispiaciuto per quanto stabilito dal piano regionale di dimensionamento scolastico e di conseguenza per le sorti del liceo scientifico e classico di Vittoria. La prossima settimana, intanto, l'argomento dovrebbe essere oggetto di discussione nel corso di una riunione. È un argomento che mi sta facendo soffrire, perché chiaramente ogni scuola, ogni preside, ogni scuola tenta di dare il risalto, di tutelare la propria scuola. Ci sono delle norme però ben precise, che per fortuna non decido io, su queste norme non decido io, alla fine la decisione la prende la regione, le decisioni le prendono la regione. Ma qual è il problema? Il problema è che bisogna raggiungere un numero di alunni, altrimenti la scuola non funziona, quindi obbligatoriamente bisogna raggiungere un certo numero, per cui le scuole vanno accorpate. Allora il mio criterio, quello dell'amministrazione provinciale, che in questo tema può solo esprimere pareri e non decidere, è questo. Ho usato un criterio, cioè laddove i presidi raggiungono un accordo, e allora io faccio un atto deliberativo o comunque una comunicazione e comunico questo accordo alla Regione. Laddove loro non sono d'accordo, e ce ne sono molti che non sono d'accordo, io non mi pronuncio, la provincia non si pronuncia, sarà a decidere la Regione. Questo è, come dire, un criterio che io uso, perché altrimenti insomma dovrei scontentare, entrare nel merito, ma non è mio compito, quindi non è mio compito, è compito della Regione. Da parte dei presidi, soprattutto dello scientifico, che segnali giungono? Ma questa è una delle cose che mi fa soffrire, perché si dice dobbiamo tutelare il liceo scientifico, però ci sono delle soluzioni che sono, ci sono almeno due o tre soluzioni diverse. E su questo ci stiamo anche lavorando, decideremo per quella che è la nostra competenza lunedì mattino, martedì. Quindi questa è la situazione è difficile, devo dire.